Ed oggi riprendiamo quella che era un'usanza che portavo sul canale un po' di tempo fa, cioè quella di fare un video di risposta alle vostre domande, il Q&A. Avevamo provato a farlo anche lo scorso anno, ragazzi, e rinnovo il vostro invito perché è sempre bello stare in contatto tra di noi e rispondere alle vostre domande, ma il problema è che mi iniziate a fare sempre domande uguali, come ad esempio fare l'analisi su una microcoin, un altcoin che magari voi state seguendo, non è quello che interessa al canale. Quello che interessa sono domande particolari che possono riguardare tutte le persone iscritte, quindi migliaia di persone, ragazzi. Quindi fatevi sotto con le domande, ma domande intelligenti. Una che mi è stata rivolta 2 volte o 3 volte questa settimana, ma anche le scorse erano state fatte, diciamo, queste domande. E evidentemente deriva dal fatto che magari un po' di informazione è circolata, c'è cioè un po' di hype anche su questo tipo di strategia, quella relativa a una strategia di trading che si chiama Sell in May and Go Away. Questo tipo di strategia, ragazzi, è la strategia più vecchia del mondo ed è una strategia che esiste sui mercati hold già da tantissimo tempo. Perché la domanda che mi avete posto questa settimana un paio di volte è questa semplice domanda: la strategia Sell in May and Go Away ha funzionato quest'anno? Ma prima di andare nel dettaglio di questo video, un video simpaticissimo ma anche molto interessante perché vedremo dei dati e dei risultati assolutamente inattesi, iscrivetevi al canale prima di andare sui grafici a vedere, in realtà non vedremo grafici ragazzi, vedremo dei report statistici e vedremo delle analisi statistiche se questa strategia effettivamente ha funzionato sul mercato cripto, ma prima di farlo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto lasciatevi un pollicione in su ragazzi perché sto lavorando da circa 3 ore per costruire un trading system che faccia questo calcolo per mostrarvi i risultati ottenuti, perché è formazione ed è anche una grandissima informazione per tutti voi. Alla fine questa è una strategia semplice, ma vedremo con dei risultati assolutamente interessanti. Vi spiego brevemente questo tipo di strategia Sell in May and Go Away, la stessa parola, diciamo la stessa frase inglese ci identifica quello che poi effettivamente è la strategia, vendere il 1° di maggio di ogni anno e comprare a ottobre. Quindi la strategia è molto semplice, io arrivo al 1° ottobre di ogni anno e compro, ragazzi, prendo 10.000 dollari e compro quello che mi pare, insomma, in questo caso criptovalute. Poi arriva l'1 maggio di ogni anno e io vendo e quindi mi faccio l'estate in pace. In sostanza, cosa sto facendo? Sto semplicemente dicendo, ok, io il mio investimento lo porto da ottobre a maggio, dopodiché quando arriva maggio io non ne voglio che sapere, non ne voglio che sapere, chiudo l'operazione, vendo e faccio le mie vacanze tranquille. Questo tipo di strategia sui mercati hold, ragazzi, c'è da decine di anni, perché i mercati hold sono classici, quindi sono vecchie, e in effetti, ragazzi, sembra strana dire, ma su alcuni ha funzionato, insomma, ha funzionato per lo più, vedremo alla fine di questo video, cercheremo anche di capire i risultati che adesso andremo a guardare e vi spiegherò anche il perché di alcune cose, ma lo vedremo alla fine del video. Però ha funzionato. Adesso la domanda è, come mi avete fatto, ma sulle cripto funziona Sell in May and Go Away? Spostiamoci a vedere i report delle mie analisi fatte da questa mattina. Ed eccoci davanti a quello che è il grafico della nostra strategia Sell in May and Go Away. Ragazzi, bello questo grafico, eh? Sembra strano. Allora, è terribile per essere un grafico assolutamente di un trading system. Chi fa trading system lo sa, è terribile, ragazzi. Ma allo stesso tempo, diciamo, guardate che drawdown qui terribile, insomma, di quasi 500.000 euro di drawdown, dollari, ragazzi, scusate. E vabbè, a parte questo, quindi è un grafico terribile. Però, ragazzi, bisogna anche capire quello che fa questa strategia, perché in realtà fa 2 operazioni all'anno, quindi entriamo in buy a ottobre e chiudiamo a maggio, in sostanza facciamo 2 trade, non dobbiamo mai guardare il computer, non ci frega niente, aspettiamo soltanto l'1 di maggio per vendere, quindi in sostanza sì, ok, fa il drawdown, ma io ci metto su po poco denaro, poco investimento, tutto sommato a me interessa questo, ragazzi, la curva sale. Adesso andiamo a vedere invece una cosa. Intanto, queste sono, vedete, questo è un performance report della piattaforma Multicharts, il mio software
di gestione, quella con il quale sviluppo tutti i trading system che usiamo anche nella Trading On Academy, ragazzi. E tra l'altro avrò una fortissima novità nei prossimi giorni anche per voi, perché stiamo facendo un trading system nuovo su una coin che piace a tutti. Ok? E va bene. Allora, qui abbiamo in sostanza, ragazzi, tutti i dati che ci servono per valutare questa strategia. Ma facciamola semplice senza andare nelle cose complesse, perché poi non ci interessa. Allora, questi sono le coin che abbiamo utilizzato: Bitcoin, Ripple. Alcune sono, vedete, dal 2013 Bitcoin è la più vecchia come Litecoin, ho i dati Ethereum lo stesso 2016, le altre sono tutte 2017, quindi vanno presi con le pinze, ragazzi, perché sono veramente pochi trade. Però, allora, qui abbiamo tutte le coin, IOTA, LTC, Monero, ne ho scelte insomma un po' quelle standard, ragazzi, quelle un po' più importanti. Qui abbiamo la close. Quindi l'equity curve, come vedete, ci dà sempre crescente, ma perché c'è l'anno 2017 in mezzo, ragazzi, e vi dice anche l'importanza che ha avuto l'anno 2018. In realtà niente, poco e niente. Cioè, questo è vero, c'è stato un bel ribasso, ragazzi, ma tutto sommato, vi dice anche l'importanza del mercato orso rispetto a quello long, quindi quello, diciamo, toro degli anni scorsi. Ma come facciamo a valutare nel complesso la strategia? Andiamo qui a vedere l'annual period analysis, ragazzi. Allora, intanto vedete che per ogni anno la strategia vi indica quanto ha guadagnato. A noi ci interessa solo questo. Io poi ho preso un campione di cripto per fare questa analisi, però qui vedete in maniera abbastanza semplice quello che sta succedendo. Allora, intanto 2013 e 2014 abbiamo solo Bitcoin, e più mi pare LTC, quindi insomma sono poche le cripto, però se non erro sì, è LTC, ma soltanto l'ultima parte, quindi fine 2014, quindi diciamo dati più attendibili sono solo dopo il 2016. Quindi da 2016 al 2017-18 a venire. Quindi ritorniamo al nostro annual period analysis e abbiamo già i dati. Allora, 2013 è stato un anno positivo per la selling May and go away. Quindi se compravi, diciamo, a ottobre, vendevi a maggio dell'anno successivo, avevi questo gain 48.000 K. Ragazzi, questo è un investimento a base 10.000 dollari per ogni coin, quindi quello che vedete qui dovete considerarlo insomma in base a ogni coin che ha fatto, diciamo, un investimento da 10.000 dollari. Quindi qua in sostanza è il 48%. Voi vedete qui la percentuale di profitto più bassa perché è diviso le coin totali che io sto utilizzando, ma nel 2013 abbiamo usato solo una coin, quindi il programma questo non lo sa e quindi vi fa questo tipo di previsioni. Nel 2014 invece abbiamo usato una coin e mezzo, quindi un Bitcoin più Litecoin, e vi indica, diciamo, una perdita, ragazzi. Quindi se il main nel 2014 non ha funzionato. 2015, 2016 aumenta anche il numero delle coin e soprattutto 2017 porta profitto. 2018 porta una perdita che è similare a quella del 2014 in termini di proporzioni, anche più piccola, ragazzi, perché qui, se voi considerate, ci sono tutte le coin dentro, quelle che stiamo analizzando. Infatti, vedete anche il numero delle operazioni che è salito. E poi nel 2019 abbiamo acquistato a ottobre del 2018 e venduto a maggio adesso, quindi il primo di maggio, portando un gain di 18.000 dollari. Esattamente, ragazzi, proprio facendo questo, ottobre 2018 buy, quindi tutti long, e abbiamo venduti a maggio. Ok, allora, ragazzi, cosa ci dice questo tipo di informazione? Che sembra un'informazione particolare, ma vi posso, diciamo, dare già una dritta, che poi scendiamo adesso nel dettaglio ad analizzare questi dati per capire quello che significa. La selling May and go away sul mercato delle cripto funziona, sì, la risposta è sì, perché abbiamo soltanto 2 anni negativi e 1, 2, 3, 4, 5 positivi. E abbiamo anche l'anno 2017 con 467 mila dollari di utile, ma ovviamente quello perché c'è stata la bolla.
Ma andiamo a considerare anche quello che potrebbe essere il futuro. Questa Selling Hemingway funzionerebbe anche domani, funzionerebbe anche nel prossimo futuro, quindi se noi la riapplichiamo a ottobre. Allora, in pratica, ragazzi, la Sell and Make and Go Away è una struttura di strategica, come l'abbiamo anche vista sui mercati cripto, che funziona nello stesso modo nei mercati hold. Allora, chi di voi l'ha applicata magari nei mercati hold, se volete un giorno lo facciamo sui future, più o meno è similare. È similare. Cosa fa in sostanza, ragazzi? Amplifica quelli che sono i cicli di mercato. Se voi avete un ciclo di mercato long, che nella parte alta no, long, la Sell and Make and Go Away funziona. Se voi avete un ciclo di mercato che invece sta chiudendo, quindi una fase ribassista, una recessione economica, per intenderci, la Sell and Make perde. Però perde poco, perché in realtà cosa fa? Sta dentro il mercato poco tempo, mentre invece una parte dell'anno non la usa, quindi quella che va da maggio a ottobre, in sostanza non fa operazioni, quindi è flat, quindi usa metà anno e questa struttura ci dà un rendimento positivo e avviene lo stesso anche nei mercati hold. Perché? Perché i mercati hold, ragazzi, così come le cripto sembrerebbe, sono ciclici e nel momento in cui noi andiamo a fare dei cicli che sono tendenzialmente rialzisti, si dice hanno un bias rialzista, allora semplicemente noi possiamo dire ok, io lo applico per 10 anni di fila, alla fine avrò un utile. Molto probabilmente sì, ragazzi, però dovete stare anche a questi movimenti. Avete visto un ribasso nel 2018, che poi abbiamo una perdita effettivamente di 23.000 dollari, insomma, quindi non tantissima, però il ribasso dai massimi, ragazzi, era di oltre 500.000 dollari su un paniere così costruito. Questo è un paniere più o meno con 100.000 dollari, insomma, aveva fatto grandi risultati, quindi evidentemente eravamo arrivati a 1 milione di dollari nel 2017. Insomma, l'oscillazione è assolutamente molto rilevante. Però, ragazzi, Sell in May and Go Away vi espone a molta volatilità. Però, se portate a casa, fate i dindini. Ci vediamo venerdì col prossimo video. Ciao a tutti!